Questo concerto di Capodanno è un po' diverso di tutti i concerti di Capodanno che abbiamo fatto, visto la situazione, e quindi io ho scelto questo brano per rendere omaggio al mio paese. In questo brano voi sentirete praticamente tutto: la battaglia, il dramma, la resistenza, anche l'animo ucraino nel tema lento, cantabile, un po' malinconico. Di tutto il cuore auguro un anno ricco, generoso, di prosperità per l'Italia, e un anno vittorioso e liberatorio per l'Ucraina. Buon ascolto. Thank you.
fu spostata in Portogallo, fu un tentativo ovviamente perché i tempi erano quelli che erano e i vertici siciliani poi hanno avuto un meritato successo e la conferma momento dopo momento. Da questa rotea ascolteremo nelle quattro stagioni la sezione primavera e poi una tarantella. Di Mascagni ricordiamo tutti, soprattutto Cavalleria Rusticana, ed è il celeberrimo intermezzo che andremo ad ascoltare. Cavalleria Rusticana è un'opera in un unico atto, un libretto tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga, prima opera composta da Mascagni, la più famosa sicuramente tra le 16 da lui composto, un successo immediato, fin dalla prima rappresentazione. E pensate che quando lui arrivò al termine della sua vita nel 1945, solo in Italia l'opera era stata rappresentata oltre 14.000 volte, solo in Italia. E il successo è continuato anche dopo la sua morte. Questo intermezzo è stato pensato per dividere l'atto unico in due sezioni ed è famosissimo, celeberrimo, racconta con le date musicali il carattere della terra siciliana dividendolo nei suoi diversi aspetti e varie sfumature cromatiche. E fino ad arrivare a quella che è la melodia passionale, trascinante degli archi di quel celebre tema che tutti immancabilmente cantiamo dentro di noi ogni volta che l'ascoltiamo. In sequenza quindi Giuseppe Verdi, Vespri Siciliani, Pietro Mascagni, Cavalleria Rusticana. Thank you.
Thank you.
Thank you.
La seconda parte del concerto sarà una vera e propria passeggiata insieme alla famiglia Strauss, padre, figlio e anche fratello Josef, una Strauss parade potremmo definirla. Cominceremo con una polca, la Sturmischnli und Tanz Polka del 1881, seguita poi da un valzer, uno dei più famosi, che dal 1869 fu apprezzatissimo dal pubblico, considerato fin dalla prima esecuzione uno dei più belli in assoluto. Per la con gli Strauss c'è l'imbarazzo della scelta. Parliamo di vino, donne e canto valzer. L'Orchestra Sinfonica di Villacoliva è pronta per la nostra seconda parte scoppiettante, diretta dal maestro Natalia Domczak. Thank you.
Polka, un brano molto famoso scritto da Johann Strauss Junior e da Joseph Strauss. È un ascolto leggero, delicato, elegante che ci riporta subito all'atmosfera della corte viennese del tempo. La seconda, la Tic-Tac Polka, è una polka veloce e nasce da una delle abitudini di quel periodo. Gli autori di operette spesso riarrangiavano i temi delle proprie operette per ricavarne nuovi brani da proporre come brani danzanti. La Tic-Tac Polka fu uno dei sei lavori che Strauss arrangiò con i motivi della sua terza operetta, Il Pipistrello. In sequenza, nuova pizzicato polka e Tic-Tac Polka.
padre, che fu composta in onore del maresciallo Josef Radetzky per celebrare la riconquista austriaca di Milano dopo i moti rivoluzionari del 48. Noi la estrapoliamo dal contesto, prendiamo la parte musicale, lasciamo da parte il resto, prendiamo l'energia e la capacità di coinvolgere e far coinvolgere. Chiudiamo questo concerto con le note appassionate, romantiche di questo valzer meraviglioso e poi con la marcia. Sapete che sarete protagonisti anche voi. L'Orchestra Sinfonica Lumina Acqua Viva, maestro Natalia Roccia. Thank you.
Adesso una giovane giusta che lei. Grazie di vero cuore all'Orchestra Sinfonica Lupi d'Acquaviva, diretta magistralmente dal maestro Natalia Goncia. Anche il maestro Gino Bazzestini che è molto soddisfatto, grazie per tutto il lavoro profuso da oltre 20 anni, insomma, con l'associazione di musica 2000, grazie alla città di Adria, all'assessore di Marito.